Mi voglio togliere un sassolino dalle scarpe, ok? Ne ho uno in due, un sassolino dalle scarpe, ok? Vedete questa maglia, ok? Faccio una roba che è blasfema per alcuni, la bacio. Allora, a tutti quelli che sostengono che Ronaldo è vecchio, è finito, che non si comporta così, perché devi impegnarti? Ma no, invece non è che se non si impegnava aveva un problema al ginocchio. Avete visto ieri sera in Portogallo che quanti problemi ha avuto al ginocchio? Avete visto? 3 gol ha fatto. Lasciate stare il rigore, va bene? Avete visto i gol che ha fatto? Li avete visti o non li avete visti? Gli occhi sono fatti per vedere e la testa è fatta per capire. Okay? Il cuore è fatto per amare. Questo è un giocatore che va guardato con gli occhi, col cuore e con la testa. Cercate di capire che Cristiano Ronaldo è venuto alla Juventus per vincere la Champions nella terza squadra. Ha vinto lo scudetto nella terza squadra in 3 paesi differenti, adesso vuole vincere la Champions nella terza squadra in 3 paesi diversi. Ha capito, Cristiano Ronaldo, ha capito che con quello schifo di centrocampo, adesso mi espongo, dopo la live di ieri sera, anzi grazie a tutti i ragazzi per essere venuti in massa, abbiamo avuto un picco di 162 collegati, ok? Ha capito che nella Juventus con quello schifo di centrocampo, e sottolineo in rosso e con l'evidenziatore giallo, ok? Schifo di centrocampo che ha la Juventus, a lui, a Higuaín e a Dybala, perché lui si preoccupa anche che facciano gol gli altri a volte, no? È un po' egoista, ma si preoccupa. Non arrivano palloni, non arrivano palloni! Ma perché Higuaín al Napoli faceva un sacco di gol, ok? Perché Dybala il primo anno quando giocava centravanti faceva un sacco di gol, ok? Perché quando c'erano Pirlo, Vidal e Pogba arrivavano un sacco di palloni a Tevez che segnava e a Morata che se li mangiava, perché Morata è il più grande mangia gol della storia del calcio. Che chi amava Morata, secondo me, di calcio non capisce niente. Era bravo, sì, negli spazi, sì. Quei giocatori che se tu li lasci pascolare sono bravi, ma se li marchi ti salutano, fanno un tubo. Quindi, è inutile che torniamo sul discorso di Cristiano Ronaldo, ok? Perché cosa fate adesso? Cosa fate? Fino a domenica scorsa col Milan era vecchio e ieri sera è diventato giovane, è tornato giovane, no? Ma no, ma cosa c'entra vecchio e giovane? Ma cosa c'entra vecchio e giovane? Questo qua è uno che, come Ibrahimovic, fino a 38-39 anni farà magie, basta metterlo centravanti e non farlo correre troppo e fai magie, da 20, da 30, anche da 40 metri. Il problema è il centrocampo. La Juventus, dopo Berlino, ha smantellato uno dei centrocampi più forti mai avuti dalla Juventus. Okay? Dopo quello di Nedved, Camoranesi, Emerson e Vieira, che era stratosferico, sono d'accordo, stratosferico, perché era composto anche da due ali che si accentravano, appunto come Camoranesi e Nedved. Okay? Ma quello di Berlino, che è durato per 4 anni, Pirlo, Pogba e Vidal, era meraviglioso. Adesso leggo nei commenti, vorresti Vidal? Vidal l'ha mandato via la Juventus per problemi disciplinari, quindi non lo riprenderà mai, non lo riprenderà mai. Abbiamo la possibilità di avere o Rakitic che si sta offrendo su un piatto d'argento alla Juventus o Eriksen che non vuole rinnovare col Tottenham, e Paratici cosa fa? Va a cercare Bunghi Binghi, Glugu Glugu, Jimmy Bobu. Ma li vedete i nomi che pubblicano i giornali? I nomi che pubblicano i giornali come prospetto per la Juventus? Questi sono a caccia di parametri zero, sono a caccia di bidoni. Hanno preso dei bidoni, hanno preso. Abbiamo Matuidi che dire che sono ormai andati, non sono più giocatori da competizione a livelli elevati, va bene? Possono giochicchiare in campionato, che va benissimo perché a me sinceramente anche se arriviamo secondi non me ne frega niente del campionato, ok? E abbiamo giocatori come Rabiot che fanno schifo, Betancourt che non sono né carne né pesce. Ramsey che non si sa se è sano, se non è sano, se è duttile tatticamente, se non è duttile tatticamente, e Pjanic che quando ha un piccolo dolorino incomincia a giocare in modalità risparmio e scompare. Quindi noi di fatto siamo senza centrocampo. Abbiamo la fortuna di avere uno degli attacchi più forti del mondo, li cito, Costa, Higuaín, Dybala, Cristiano Ronaldo, all'occorrenza Cuadrado, difesa fortissima, Szczęsny, Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, il Chiello quando tornerà, Sandro, e poi ci metto anche De Sciglio, perché no? Anche no, perché è un buon giocatore, non certo Danilo.
ma è al centrocampo che siamo morti. Siamo morti. Perché l'altro centrocampista che si può far giocare è Bernardeschi, un altro che non ne azzecca una. Quindi c'è da fare un reset totale. Se non vogliamo far scappare Cristiano Ronaldo e magari vederlo vincere la Champions League col Paris Saint-Germain l'anno prossimo, o magari col Bayern di Monaco l'anno prossimo, perché scappa, perché scappa, perché scappa. Lui ha litigato con Sarri, ok? Ve l'ho riferito e vi confermo che ha litigato con Sarri. Ma il litigio con Sarri non è dovuto a motivi tecnico-tattici. È dovuto a motivi di incompatibilità caratteriale, questo ve lo do per certo, ok? Ma il problema grosso è che se voi aggiungete a questa incompatibilità di carattere, mi spiego meglio, se vi sta sulle balle qualcuno, ok? E oltretutto vi fanno lavorare in un ufficio dove non vi trovate bene o in un ambiente di lavoro dove non vi trovate bene, cioè, voi con quale motivazione vi recate al lavoro la mattina? Con quale motivazione? Zero. Quindi quelli che dicono Ronaldo come si è permesso di dire che lui giocherebbe solo la Champions col Portogallo, ha ragione. Per lui la Champions lo sapete, storicamente, se avete seguito la carriera di Ronaldo, incomincia a febbraio, fine a febbraio, marzo, quando ci sono gli ottavi. L'ha sempre fatto anche con il Real. È sempre stato un po', diciamo, svogliato, oserei dire, nelle prime partite dei gironi, ok? Anche perché se vede che la sua squadra va avanti bene e vince, lui, diciamo che tira il freno a mano. Ma fa bene, perché ha 34 anni e mezzo e si gestisce le forze. O facciamo come faceva Allegri, che li faceva andare spalati a settembre-ottobre e poi a novembre cominciavano a calare, poi dicembre, gennaio e febbraio riprendevano, poi a marzo-aprile erano morti, quando c'è il clou della stagione. Quindi, signori, fratelli juventini, juventini che vogliono vincere lo scudetto, juventini che dicono che Ronaldo è vecchio, juventini che dicono cose che non stanno né in cielo né in terra, ricordatevi che per noi avere Cristiano Ronaldo è una benedizione, è una fortuna. Facciamo in modo che non scappi. Quindi facciamo una petizione, un plebiscito, tempestiamo la società, comprate qualcuno a gennaio a centrocampo. Non ne basta uno, ce ne vorrebbero due. Ce ne vorrebbero due, ok? Rakitic viene via con niente, come si dice a Parma. Rakitic lo possiamo portare a casa senza nessun problema. Quindi cerchiamo di andare a prendere o Rakitic, perché Eriksen sarà difficile prenderlo adesso. E magari vedere se viene un'opportunità di qualità da qualche parte. Perché non è che voglio dire io sono onnisciente, so, magari c'è un centrocampista che noi in questo momento stiamo sottovalutando o magari non conosciamo bene che ci potrebbe fare le fortune. Così come quando comprammo Vidal, che non lo conosceva nessuno, perché non lo conosceva nessuno, perché giocava nel Bayer Leverkusen, che l'unica cosa che sapevamo è che lo voleva anche il Bayer di Monaco, e questo già poteva essere un motivo di interesse. Ma Vidal ci ha fatto stravedere, ci ha fatto stravedere. O quando Pogba l'abbiamo preso che era un ragazzino, che nessuno lo conosceva, e ci ha fatto stravedere. O Pirlo, che era considerato vecchio e finito, e ci ha fatto stravedere. Quindi signori, ma purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, no? Il mio sondaggio sul canale e le varie opinioni che leggo continuamente sempre sul mio canale o anche sui blog o anche altri youtuber che ne parlano. Non abbiamo il centrocampo, noi non abbiamo il centrocampo, noi con questo centrocampo la Champions non la vinciamo e se noi non vinciamo la Champions, Cristiano Ronaldo a giugno saluta tutti, se ne va. Ragazzi, io sto con Cristiano Ronaldo. Ciao a tutti!